Eccoci ancora ragazzi, sono sempre Alex da facebook.com/salagiochi1980. Recensioni di Alex, ormai la nostra rubrica seguitissima, milioni e milioni di persone, ma quali? Insomma, ci seguono, però io mi diverto comunque a farle e non mi rompo mai le scatole, quindi continuo imperterrito. Green Beret, o berretto verde, gioco della Konami, o Konami che dir si voglia, del 1985, pubblicato per il mercato arcade, conosciuto anche in America come Rush Attack, Rush Attack, appunto, periodo di piena guerra fredda, insomma, l'attacco russo attacca la Russia, russo attacco, quello che cazzo vi pare. Allora, platform o spara tutto a scorrimento, come volete, dove impersoniamo questo soldato che deve andare da sinistra verso destra, liberare gli ostaggi e non farsi ammazzare come fa sta facendo adesso nell'attract mode. Allora, che volevamo fare? Volevamo mettere un credito? Volevamo continuare a discorrere? Io chiaramente ve lo dico già fin da ora, sono una terribile schiappa. Speriamo di fargliela passare il primo livello. Forza e coraggio, che dopo aprire non si sa quello che vi è. E questo qua appunto mi dice: vai a cercare i tuoi amici, per cazzarola, sei qua apposta, forza. Allora, abbiamo potenza di fuoco di un canarino nano, quindi abbiamo un coltello che possiamo usare appunto per dare delle belle sane cortellate in pieno sulla trippa, sulla pancia proprio dei soldati avversari, nemici e avversari. Allora, poi possiamo trovare dei power up, eccolo qua, questo soldatino che sta a venire giù, che io farò torno subito, vedete che mi aveva dato, l'avevo già appiato prima, io parlo e non mi accorgio, e praticamente ti può dare delle armi. Primo livello c'è un bel lanciafiamme che ti fa subito apparire come una bella, un bello scheletro, insomma sarebbe bello da metterselo per quanto riguarda la notte di Halloween, quando è una bella infuocata, praticamente loro, ecco qua, si fanno saltare le mine, perché le mine, allora, o passo sopra o le mine le fanno saltare così, perché non c'è altro modo per poterle, o le salti, però, insomma, bisogna chiapparci, perché se c'è visti sopra ti manda subito al creatore a cantare con gli angeli, oppure bisogna gli dare una bella botta con uno sparo, tipo quello che c'ho, e praticamente, vedete, a lui le mine le facciamo saltare. Si va, appunto, come vi dicevo prima, verso destra, continuiamo a camminare e a farli secchi a tutti, a questi quattro infami bastardi infamoni. Altra arma, sprechiamo questa, la abbiamo. Quando si arriva alla fine del livello, arrivano appunto tutti i rinforzi, chiamiamoli come fosse un boss di fine livello. Bisogna farli fuori a tutti, perché sennò prima che loro lo fa con te. Allora, qua arriverà un bel camion, eccolo qua. Mi pare un po' piccolo sto camion, però forza. Allora, adesso mi metto qui, la tocco piano e io ho una bruciata. Questo qua. Eccoli quelli bianchi che io l'ho fatto adesso carino, l'ho mandato subito al creatore. Quelli praticamente ti danno, saltano, e quindi quando saltano ti danno una bella, un bel calcio in faccia e ti ammazzano. Forza, well done, non sono morto nemmeno. Primo livello fatto, andiamo a fa' subito il secondo. Forza con Green Beret, anche birra verde potrebbe essere, Green Beret. Dai. Allora, 4 livelli in totale, io sto al secondo, 4 livelli in totale, dopodiché mi pare che dovrebbe cominciare da capo, insomma, con una difficoltà smodata, perché già la difficoltà è abbastanza alta. Quando finisci il primo livello, praticamente te devi fare un patto col diavolo per non farti ammazzare. Allora, questo dovrebbe essere l'aeroporto Harbour, mi pare, non mi ricordo, non l'ho letto, non ci ho visto, non ci ho fatto caso, se ho visto, dormio, se c'ero, anzi dormio. Adesso qua, damone una bella botta a semine, le famo saltare tutte per aria e andiamo avanti, vediamo insomma se riusciamo ad arrivare. Eccolo qua, quell'altro che mi dà l'arma, gli dà una bella botta con un bel lanciagranate, gliela tiro proprio dritta in faccia e eccoci qua. Adesso andiamo sui container, voglio andare sopra, vediamo un po', mi conviene, aspetta, forse più qua, aspettaci, qua, guarda questo che mi ammazza, ti do una cortellata subito, netta. Allora, adesso eccoci qua. Qua dovrebbe arrivare uno che, se non sbaglio, con l'elicottero, insomma, con paracadute. No, qua non c'è, forse sul secondo. Allora, mi sbaglio, mi si confonde, ragazzi, perché i giochi sono tanti e io praticamente sto sempre qua attaccato davanti. Bisogna che mi gioco un po' a giro, oltre per la passione, chiaramente, per poterci capire qualcosa e raccontarvelo, perché sennò. Arione! Eccoci qua. Allora, vediamo un po'. Io quando ho fatto il militare stavo sulla banda dell'esercito a Gradisca di Sonzo, brigata meccanizzata Gorizia, caserma, come si chiamava? Ah no, allora, car alla spaccamela di Udine, e poi sono andato a Gradisca di Sonzo, alla caserma del 181esimo reggimento. Arco diavolo! Beh, perché sto a parlare, voglio farne mille e me fa ammazzare. Ero riuscito a non morirci mai, adesso invece mi hanno fatto subito, o tonno.
Allora, forza e coraggio perché qua mi sembra, perché c'è una versione che si può continuare. Io adesso ho ancora due vite, non vorrei, insomma, perderne subito un'altra perché poi mi sembra che questa versione che sto giocando io non si può continuare. Oppure si può continuare, però. Eccolo qua, quello con il paracadute che vince. Ah, quello che salta! Vedete, quello che salta, come ho fatto adesso, bisogna che salti prima di lui e gli dai una bella coltellata sulla faccia. Oppure prima che lui, insomma, sta arrivando, prima che effettua il salto, gli dai una bella caramellata con uno che si lancia granati, ti lancia missili, che Madonna è, proprio dritto sulla croce dell'occhi, perché è importante, sulla croce dell'occhi, e lui, insomma, esplode con la mina. Adesso io qua, no, bisogna qua sotto, niente, perché ci sta quello che mi tira le granate. Dai, dai, una bella botta, ah! In pieno, anzi, mi ha ammazzato solo perché poteva farmi saltare in aria, insomma. Una vita, dai, non, non, perché se finisco non posso continuare, non comincio da capo. Quindi se finisco, ragazzi, ve lo dico prima, smetto qua, durerà poco, non me ne frega. Tanto, eccoci qua, questo, ecco, no, mi sembrava, adesso c'avevo un attimo in testa che anche quello che salta può salire le scale, invece no, mi sa di no. Qua, ecco, dovrebbe esserci uno che salta, aspetta, Vediamo, no, no. Allora, sono arrivato a piedi, c'è Ika, ni, Ika, bruttissimo. Adesso qua c'è il fine livello e come boss dovrebbe esserci questi che ti tirano i cani addosso. Porca troia, invelenata. In pieno mi ha ammazzato. Ultima vita, dai, fammi finire questo, almeno fammi fare tre livelli. Via, una via di mezzo. Ce n'è quattro, ne fu tre, insomma, è anche più che passabile, insomma, la cosa. Non mi ammazzate subito, eccoci qua, bravo. Andiamo a fare sto fine livello, fammelo fare una volta solo. Dai, dai, anche per quelli che mi stanno guardando, per non fare figuracce. Allora, saltino. Ah, perché niente, ragazzi. Niente, 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 niente. Non dico chi ci sarebbe lì una parolaccia grossa, immensa, enorme. Bisognerebbe proprio dirla tutta, poi, no? Per scherzo, ma parolacciona enorme, non la dico. Allora, Green Beret, oppure Rush Attack 1985, Konami, un bellissimo, grandissimo capolavoro. Io sono Alex e queste sono le recensioni di Alex. Fammi scrivere un nome per se il nome sbaglio. E come sempre un grande, grandissimo saluto a tutti, a voi, soprattutto che mi guardate sempre. Ciao!